Buongiorno a tutti e benvenuti al minuto 91, anteprima della partita di Udinese-Atalanta che si giocherà domenica alle ore 15 allo stadio Friuli Dacia Arena di Udine. Prima di tutto voglio informarmi sulle formazioni, delle probabili formazioni della partita. Andiamo a che si svolgerà proprio domenica. Andiamo a vedere le formazioni e anche le statistiche. Udinese imbattuta nelle ultime 7 confronti nel campionato contro l'Atalanta, nelle quali ha alternato un pareggio e da una vittoria. 1-1 al Friuli nell'ultimo scorso maggio. Udinese giocherà forse con 4-3-3, con sempre Bizzarri in porta, in difesa Larsen, Newton, Danilo e Annan. In centrocampo De Paul, Berami e Barak e Janto. E invece in attacco si prevederà, scusate, Janto, Lasagna e Pezza. Vedremo invece disponibile Angella e squalificati Samir. L'Atalanta invece giocherà con 3-4-1-2 forse. Con Berisha in porta, poi in difesa Toloi, Masiello e Palomino. In centrocampo Atebor, Deron, Fleur e Pinazzola, Ilicic e dietro le punte con Petagna e Gomez. Indisponibili Şimşek e squalificati nessuno. Le statistiche sono che, come dicevamo, l'Atalanta ha segnato più di una rete in una solo degli ultimi 13 match in Serie A contro Udinese. Si tratta dell'unica vittoria bergamasca nel parziale 2-0 in casa del settembre 2013. I nerazzurri non vincono in Friuli in campionato dall'ottobre 2009, da allora 3 successi dai padroni di casa e 3 pareggi. Io spero che la vittoria contro il Sassuolo in trasferta, che era da anni che non vincevamo in trasferta, ha dato una scossa alla squadra e ai giocatori stessi mentalmente e fisicamente, perché è importante che l'Udinese riprenda a fare punti e riporti l'Udinese a metà classifica, perché dalla situazione che erano rimasti a lunedì scorso non è stata dei migliori, assolutamente. Avevamo fatto ben 7 sconfitte su 9 e solo 2 vittorie. Adesso siamo a 10 partite di cui 7 sconfitte e 3 vittorie. Mai un pareggio. Sarà veramente una risposta importante per l'Udinese giocare contro l'Atalanta, vincere o pareggiare, perché i risultati in questo momento sono importanti, perché all'inizio del campionato è importante fare punti rispetto a rimanere indietro, perché rimanere indietro non è la cosa migliore, perché è da un paio di 3 anni a questa parte che l'Udinese si deve sempre lottare per salvarsi, e noi tifosi dell'Udinese non siamo contenti, non siamo per niente contenti. Io spero che, come dico, dia questa vittoria contro la Sassuolo, dia una scossa alla società, a quei due che non faccio nomi, al figlio di Paron, del patron e del sportivo, che diano una scossa perché stanno dormendo sugli allori da un bel po' di tempo a questa parte, soprattutto il figlio del Paron. E io spero in una vittoria, una perdita ormai mi sono stufato, non sono più contento. Io spero bene. In un pareggio, un po' difficile, però speriamo bene. Io penso positivo. Speriamo bene che la Stadio Friuli, così chiamato il bottino in casa, sia riempito. E io sarò cioè presente allo stadio. Vedremo cosa succederà. Da Adorabo Giordest e Raduno e Stabradio, vi ringrazio per l'ascolto. Al lunedì
per la post partita della Udinese Atalanta. Speriamo bene e incrociamo le dita. Ciao a tutti, da Marco è tutto.